Da bar in sottovuoto. Per mangiare qualcosa di veloce, devo per forza scegliere tra un'insalatona, un panino o una pasta precotta surgelata? Esiste qualcosa di diverso, di alternativo, più accattivante da poter offrire? Beh, io direi di sì. Oggi vi faremo vedere come con il sottovuoto possiamo offrire un piatto diverso in un ambiente giovane e dinamico, offrire al giusto prezzo ai vostri clienti e poter fare la differenza, naturalmente in sottovuoto. Cucina da bar in sottovuoto, dicevo. Quindi lo scopo di oggi è quello di darvi qualche spunto su come utilizzare al meglio una macchina per il sottovuoto per produrre un piatto alternativo per una cucina veloce. Per presentare qualcosa di fresco, dinamico e giovane, oggi abbiamo scelto uno chef che ha le stesse caratteristiche. Quindi, benvenuto Andrei. Grazie Simone e grazie a tutti di essere presenti. Buongiorno a tutti. Allora, oggi cos'è che presenteremo? Oggi presenteremo dei prodotti che, bene o male, io già presento dentro ristoranti, diverse consulenze e via dicendo. E dei prodotti che ho adattato alla ristorazione da bar, quindi stando leggermente attenti al food cost. Quindi, come in questo caso, ho una ricetta che prevede un carpaccio di gambero, che di solito uso un gambero rosso di Sicilia. Ho deciso di usare delle code di mazzancolle, ok? Però per dare un punto in più a queste bellissime code di mazzancolle, cos'è che ho fatto? Le vado a marinare, quindi con il programma chef della nostra idea 42 Highline, ok? E una volta che sono state marinate, le vado semplicemente a carpacciare leggermente e le vado a mettere dentro una bustina sottovuoto e andiamo a precuocere a una temperatura di 53 gradi centigradi per 15 minuti. Cioè, partiamo già dalla prima ricetta, che in questo caso cos'è? È un polpo, ok? Il polpo classico. Quindi un polpo cotto direttamente in sottovuoto, 2 secondi che tiriamo tutta la ricetta fuori, perché questo? Perché noi stiamo utilizzando diverse attrezzature, quindi dalla macchina sottovuoto alla VGP per il mantenimento in temperatura del prodotto, ok? Quindi parliamo direttamente del nostro polpo. Il polpo che viene cotto semplicemente in sottovuoto. Come? Supponiamo una ristorazione da bar dove la sera finisco il mio servizio, vado a casa, inserisco il polpo dentro una bustina sottovuoto, prima di andare a casa ovviamente. Lo metto in sottovuoto e lo inserisco in cottura dentro la VGP a una temperatura di 73 gradi posso essere 6-7 ore, in base a quello che voglio ottenere. Una volta fatto ciò, la mattina arrivo, trovo il mio bel polpo dentro al suo liquido di governo, che non è altro che l'acqua di cottura, e lo vado ad estrarre e lo vado a monoporzionare. Come in questo caso, ottengo delle porzioni mono, in questo caso abbiamo un 120 grammi di prodotto, che lo vado a gestire come durante il servizio? Lo vado a gestire semplicemente in rigenerazione. Io prima del pranzo, magari mi organizzo con una mezz'oretta prima le inserisco dentro l'acqua calda, in questo caso della mia SV Termo, e durante il pranzo sono subito pronto per fare il servizio. Quindi partiamo da cosa? Partiamo dalla nostra crema di patate. Qui possiamo vedere la funzionalità diretta del nostro sacchetto. Cos'è che andiamo a fare? Andiamo semplicemente a tagliarci un angolino del nostro sacchettino. Quindi prendo l'angolo sottostante, ok? Taglio l'angolino e la vado semplicemente a posizionare sopra il mio sifone. Perché ho scelto il sifone? Il sifone è uno di quelle attrezzature che viene usato soprattutto dentro i bar di nuova generazione, ok? Dove si fa mixology, si fa bartending e via dicendo. Quindi ho scelto il sifone proprio per donargli questa spumosità alla mia crema di patate e non renderla la classica, magari il classico purè di patate, la classica schiacciata di patate, la classica patata al forno. O la patata bollita che spesso si usa per fare questi prodotti qua. Cos'è che vado a fare? Lo vado semplicemente a chiudere, ok? Inserisco una carica, la classica carica che per fare la panna montata, e questo prodotto qua lo posso conservare così durante un servizio dove? Sempre dentro la mia VGP, quindi la mantengo in caldo a una temperatura di servizio, che in questo caso è 55 gradi centigradi. Vado a mettere sopra, ci metto dei semplicissimi pomodorini, dei pomodorini che ho fatto confit, in questo caso. Usando cosa? Il mio classico fornetto per le brioche la mattina, sì, quel che ti hanno accomodato, insomma. Una temperatura di 105 gradi, quindi un confit abbastanza estremizzato, quasi un pomodorino cotto, 105 gradi per 45 minuti. Ho ottenuto il confit.
l'hai confezionato in ATM, vero? Sì, se vedi la bustina, se vedete la bustina è una bustina che leggermente rigonfia, perché questo? Perché all'interno c'è il vuoto, però ho inserito del gas alimentare che variano le proporzioni in base a prodotto a prodotto, ok? Un gas alimentare che mi permette di poter conservare il mio prodotto anche per delle lunghe durate, sempre in positivo, più 2 gradi centigradi, fino a 25-30 giorni. Per ultimare abbiamo cosa? Abbiamo la nostra crema di cedro, per farci cosa? Per darci un tono di freschezza al piatto. Perché questo? Perché abbiamo già una crema di patate che è composta da cosa? Da patate, un po' di panna, latte e via dicendo. Quindi dobbiamo sgrassare il palato. Allora, per cominciare a fare il nostro prodotto, cosa che andiamo a fare? Andiamo semplicemente a scottare il nostro polpo, ok? Il polpo, se avete visto, l'ho tirato fuori che era già caldo dalla nostra VGP per un servizio. Lo vado semplicemente a tagliare in delle piccole parti, ok? E lo vado a posizionare sopra il mio fry top, ok? Il fry top non è altro che un'attrezzatura che bene o male ora si usa in quasi tutti i bar per poter tostare un panino, per poter tostare una fetta di prosciutto e via dicendo. Quindi lo vado semplicemente a rigenerare sopra il mio fry top. Nel frattempo che si rigenera, vado a scegliermi il piatto per l'impiattamento di questo prodotto. Quindi prendo un piatto che mi vada a richiamare cosa? Mi vada a richiamare il calore del polpo, quindi un piatto leggermente scuro, ok? Intanto ne approfitto per farti una domanda. Posiziono il polpo in maniera sempre verticale sul prodotto, in questo caso dare un po' di forma al piatto e dare volume. Mi raccomando, gli impiattamenti vanno sempre fatti elevati verso l'alto, ok? Giochiamo sempre con il dispari, quindi 5 pezzettini di polpo. Dispari, okay. Perché è una questione di fortuna o? No, è una questione di estetica. Ok, apriamo semplicemente i nostri pomodorini confit confezionati in atmosfera protetta. Diamo un tocco di colore e un leggero tocco di acidità al nostro prodotto. Polpo scottato alla paprika, pomodorini confit e crema di cedro. Stupendo piatto, Andrei, complimenti. Se mi fa piacere che sia di tuo gradimento. La cosa che mi colpisce è come una preparazione con così tanti elementi sei riuscito a prepararla in pochissimo tempo. Sì. E mantenendo un ambiente di lavoro pulito. Beh, diciamo che la preparazione e l'ambiente di lavoro pulito è dato da cosa? Chiedo scusa, appoggio un attimo la vaschetta così a tirarla via dalla visuale. È data da cosa? È data semplicemente dall'organizzazione che si ha. Perché questo, se io mi organizzo dove ho tutti i miei prodotti già monoporzionati, ben tarati e standardizzati, non avrò mai difficoltà durante un servizio. Oggi posso fare tranquillamente 10 coperti, 5 coperti o 30 coperti, perché sono sempre coperto. Da cosa? A me piace chiamarla tantissimo la banca del cibo, dove vado sempre ad attingere e prendo le mie porzioni. E nel frattempo, durante la settimana, vado semplicemente a farci cosa? A rimpiazzare con i turni di produzione, certo, il prodotto che ho fatto fuori durante, certo, la settimana. Poi lavorare in monoporzione, tu mi insegni, ci permette di servire un singolo cliente piuttosto che 10 clienti indifferentemente, perché lavoro tutto in monoporzione, apro in funzione di quelle che sono le necessità. Solo puramente una questione di mentalità. Basta scegliere, basta un po' di fantasia, scegliere i giusti ingredienti, scegliere una giusta macchina per il sottovuoto e prepararsi dei semi lavorati che ci permettono poi di comporre un piatto di successo in pochissimo tempo. Assolutamente sì. E a qualsiasi ora del giorno, soprattutto. Perché ricordiamoci una cosa molto importante: la flessibilità dentro la ristorazione la fa anche il tempo. Perché questo, se mi arriva un cliente alle 4:30, io sono sempre disponibile anche con un personale che magari non è altamente formato, che ce la fa tranquillamente a replicarmi un prodotto. Certo, come dico sempre, il nostro obiettivo è essere il vostro partner di lavoro. Detto questo, l'appuntamento a mercoledì prossimo. Vi ringrazio per la partecipazione. Grazie. Soprattutto ringrazio Andrea. Grazie Simone, grazie Orved e grazie a voi per l'attenzione che avete dedicato. Grazie, alla prossima. Alla prossima, ciao. Grazie.